Ciao ragazzi, in questo nuovo video siamo su Brawl Stars con Nita. Oggi ragazzi si gioca con Nita. 487 trofei, manca pochissimo e la porto anche lei al 20. Dopo che ho portato Jessie, Dynamite, Bombardino con l'abilità stellare. Vi lascio il link qua sopra ragazzi nella scheda cliccabile. Penny il 20, Pamel 20 e ragazzi mi sa che prossimamente faccio Crow, perché molti me lo state chiedendo di portare il corvo leggendario. Comunque ragazzi avete ancora 1-2 giorni di tempo per consigliarmi dei prodotti tecnologici nel video che vi lascio qua sotto in descrizione, oppure la scheda lì sopra cliccabile. E detto questo andiamo a giocare con Bubu ed Ale con i Makers. Tre partite e signori siamo a parte che siamo anche a 7100 tra pochissimo, quindi raga giochiamocela. Nita c'ha abbastanza HP, il che la rende un personaggio speciale, soprattutto per il fatto che spawna un mostro che dà tanto fastidio, ok? Un orsacchiotto che viene buttato giù facilmente, poi dipende chiaramente dal brawler che ha il team avversario, ma quando invece hanno personaggi come Mortis già è un po' difficile, no? Diventa molto ma molto fastidioso. Allora ragazzi, cominciamo a giocare con la mia bellissima Nita. Io la gioco in questa maniera ragazzi, faccio molto gioco molto ragazzi sneaky, no? Mi nascondo, tatac, così esco, lancio, esco, lancio, esco, lancio. Faccio in questa maniera, ok? Siamo in gen grab tra l'altro, in questa mappetta. Di solito vado tutto verso sinistra, ma stavo parlando e quindi mi sono un attimo distratto. Ragazzi, tre partitine e potremmo finalmente fare al 20 anche la mia bellissima Nita. Gli lancio intanto lo sacchiotto, così spreca anche munizioni. Un obiettivo ragazzi secondo me interessante è quello di far sprecare le munizioni all'avversario e andare magari a tankarlo pesantemente, no? Andiamo ragazzi, andiamo. Allora intanto c'è anche Pam che sta prendendo tutte le gemme. Io sto praticamente dando fastidio a questa Shelly che c'ha anche la ulti, quindi evidentemente adesso andrà a colpirmi e mi farà anche del male con la sua super che rompe le mura. Quindi mi allontano sparando con lo stesso trucchetto che ho fatto vedere con Bull in un video precedente. Magari vi lascio anche quello. Ragazzi, ho visto anche che state salendo con i trofei, grandissimi. Mi raccomando raga, continuate ad aggiornarmi qua nei commenti con i numeri di trofei, se trovate i leggendari. Fatemi un po' sapere raga, perché mi piace sapere anche voi cosa state combinando su Brawl Stars. Intanto, ho lanciato male un colpo, ma siamo riusciti. Attenzione ragazzi a questo poco, lo buttiamo giù easy, perfetto, e un'altra partita ce la portiamo a casa direi. Ragazzi questa composizione è ottima, ve la straconsiglio perché le stiamo praticamente vincendo tutte. Pam, gem grab, Tara con la sua ulti è bestiale ragazzi, bestiale, e la mia Nita ragazzi con il suo orsacchiotto. Intanto un Mortis che sta per far fuori. E ragazzi GG. Mancano signori due partitine ai 500. La super di Nita raga è ancora più interessante. Appena la faccio al 9 e trovo nello shop la sua abilità stellare, like se vorreste vedermi shoppare la sua abilità potentissima. Perché raga, quando spando l'orsacchiotto, ogni volta che fa che l'orsacchiotto dà un colpo, io ragazzi mi ricarico 300 di vita. E anche al contrario, se io attacco i nemici, il mio orsacchiotto, se ha perso HP, si ricarica di 300 punti ferita. Il che raga rende OP ancora di più la sua super, no? Con il suo orso. Facciamo fuori intanto questo. Ci riprovo intanto. Hanno una Jessie ragazzi maxata, quindi sta curando la torretta in tutti i modi, vedo. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di questo genere. La vedo dura ragazzi, questa la vedo dura Questa la vedo dura. C'è una Jessie che... grande Bubu. C'è la torretta, raga. Devo pensare alla torretta. Devo pensare alla torretta, se no. Vediamo se riusciamo a dargli confusione mentre io mi occupo della torretta velocissimo. La cura ancora. Guardate come la cura. Guardate come la cura, ragazzi. OP, Jessie. OP. Ok, 9. Purtroppo è così. Attenzione, attenzione, però. Attenzione. Lanciamo intanto qui questo... OP signori, mi prendo tutte le gemme, vai così, vai così, dietro, via, mi prendo tutte e me ne vado dietro. Olè, ragazzi che azione epica, olè, bene, bene così, bene così. No bello, non ti lascio passare. Mi raccomando ragazzi, non buttate subito l'orso in avanti dove ci sono i nemici, perché altrimenti i nemici sparano subito e le fanno fuori, quindi magari... buttatelo vicino, magari anche dietro un attimino, ok? Se invece state attaccando un nemico a distanza, diciamo, media, lui è occupato ad attaccarvi, voi quindi lanciate magari l'orsacchiotto sulla sinistra o magari se uscite anche dietro al nemico, così ha anche dei colpi che gli arrivano da dietro dall'orso, ok? Entra insomma nelle sue grinfie e il nemico praticamente finisce in un panino.
Me ne vado a sinistra, ragazzi. Me ne vado a sinistra. Questa volta mi occupo di questo lane. Mentre Ale e Bubu. Ale sicuramente va al centro. C'è una PAM, attenzione. Quindi posso già occuparmene io, attenzione. Se mi occupo io del gem grab, raga, per loro è finita. Speriamo, cheat. Vediamo, ragazzi, vediamo. Ok, bene. Gli lancio comunque l'orsacchiotto, così mi do fastidio. Lui indietreggia, come avete visto, PAM, infatti. È andato lì indietro, colpiamo Nita così. Mi occupo io di Nita qua sulla sinistra. Non lasciamo ragazzi che vadano verso il centro. Controlliamo tutto quanto, boom, così. Bravo con la ulti intanto. Anche di là, lanciamo l'orsacchiotto, dato che c'è casino. Possiamo tranquillamente farlo. Ok, ragazzi, Nita. Un altro piccolo consiglio: l'automira è molto utile con Nita, ok? Vi ritroverete ad utilizzare, ragazzi, l'automira con Nita molto spesso, ok? E ci sta un botto, ragazzi, ci sta un botto. La cosa si può fare benissimo senza problemi. 4 intanto, attenzione. C'era una PAM che stava per morire praticamente. Quindi facciamo una cosa. Andiamo a dare fastidio a questa PAM. Facciamo così, così magari si distraggono e indietreggiano. Mentre noi cerchiamo di mantenere ancora il controllo e prendiamo le ultime gemmuzze. Ottimo così, ragazzi, ottimo così. Mi occupo ancora di questo lane sinistro, anche se ormai non è necessario. Ma per gli ultimi secondi si può ancora fare. Meno ci sono nemici, meglio è. Ok, siamo a 11, ragazzi, ottimo gioco di squadra. E ancora una volta, ragazzi, squadra molto, ma molto OP. E riesco a far fuori anche la scena nemica. Quindi, raga, GG! Ottime partite, direi, ragazzi. Ottime partite. Mi raccomando, non rushate troppo con Nita, perché comunque è abbastanza delicata, ok? E il fatto è che abbiate magari l'orso disponibile non vuol dire che sicuramente riuscirete a portarvi a casa un fight uno versus uno. Quindi state sempre indietro, lanciate il vostro colpo e quando avete la ulti usatela in maniera intelligente. Non buttate subito l'orso verso i nemici, ok? Poi chiaramente ci sono anche qua delle dinamiche che potrebbero cambiare. Allora, ci siamo a 7100 e ragazzi, anche Nita l'abbiamo maxata. Detto questo, raga, un'ultimissima partita con questa Nita, così vedete ancora come la gioco. Con l'abilità stellare, raga, sarà ancora più divertente. Prima di andare però all'ultima partita, ragazzi, non posso non dirvi come usare al meglio questa Nita, o meglio in quale modalità, ma soprattutto cosa può fare il nostro orsacchiotto. Ve lo dico in breve e poi andiamo all'ultima partita. 1. Sappiate che l'orso può individuare i nemici nell'erba, ok? Quindi utilizzatelo assolutamente. Andrà dritto verso i nemici. 2. Mi raccomando, usate il colpo con saggezza. Non attacca lontanissimo, quindi sappiate che il range non è bello alto per quanto riguarda il colpo base di Nita. Terza cosa, mi raccomando, non state troppo vicini all'orso, perché se c'è Jesse va a colpire l'orsacchiotto, ed essendo che la palla orbitale colpisce, o meglio rimbalza, i nemici vicini, andrà a colpire anche voi, quindi state assolutamente attenti. In quali modalità funziona bene Nita? L'ho vista molto giocare in Gem Grab e Brawl Ball. In Gem Grab, come sapete, l'ho giocata qui in questo video, quindi avete visto come funziona bene o male. In Brawl Ball, molto da supporto con la sua super, con l'orsacchiotto che va direttamente verso i nemici, quindi sicuramente anche lì avete come un secondo personaggio che dà molto fastidio. In Showdown mi piace più vederla in duo, magari con un brawler che attacca da lontano come Brock, o magari anche con un tank, si potrebbe benissimo fare. E c'è chi la gioca anche in rapina, e anche qui molto da supporter, non ce la vedo ad arrivare fino alla cassaforte, magari con l'orsacchiotto quando non ci sono nemici, ma ce la vedo più da brawler difensivo e supporter. Ci siamo, ragazzi, eccoci qua. Abbiamo una Nita, una Jessie un poco avversario, quindi mi sembra abbastanza fattibile anche questa partita. Shit. Vado sulla sinistra, ragazzi, vado sulla sinistra, indietreggio in questa maniera, ok? Gioco molto molto sneaky, molto sul nascondermi e sparare, ok? Questo, ragazzi, è il modo migliore. Attenzione, una Jessica subito vuole uscire di cattiveria. Vediamo se riusciamo a... facciamo un po' di confusione alla straniera, così, ragazzi, spreca munizioni e lo buttiamo giù. Ma c'era anche... attenzione, un altro avversario, c'era Jessie, ragazzi. Jessie con il colpo, con questa sfera che rimbalza da un nemico all'altro, è troppo troppo più. Bisogna stare molto attenti a Jessie. Allora, abbiamo una Nita qui con la sua ulti, quindi direi di fare una cosa di questo genere. Stiamo attenti, magari riusciamo a... ok, bene. Bene così. Intanto c'è di qua un poco. Potremmo, ragazzi, potremmo. Lui sta sprecando le sue munizioni. Boom, down anche poco, ragazzi. Down anche poco. Olè. Ok. Allora, ti mi raccomando, perché oggi alle 20 sarò live su Twitch con la nuovissima grafica. Mi raccomando, raga, vi voglio tutti, vi voglio tutti. Facciamo così alle 20.
down, Nita. Lanciamo il nostro Monster che fa molto, molto da distrazione. Come avete visto, siamo a 11 a 4. Ottima cosa. Facciamo così. Colpiamo i lane. Non li facciamo avvicinare troppo. Facciamoli vedere che non vi faremo passare. Che quindi potete tranquillamente arrendervi. Dai che ce la facciamo ancora un secondo. Oh yes. C'era anche Bubu dietro tra l'altro. Quindi avrebbe sicuramente sbloccato la ulti con la sua Tara oscura. Ragazzi, che dire? Siamo a 507. GG. Bene. Commentino qua sotto, mi raccomando ragazzi, un bel like se vi è piaciuto il video. Ci vediamo alle 20 live su Twitch, raga, stasera. Dal prossimo video vedrete anche nuova grafica qui sul mio canale. Per quanto riguarda anche i video, ci saranno anche degli effetti sonori, quindi comincerò a divertirmi ancora di più mentre, ragazzi, faccio delle belle giocate su Brawl Stars. Noi ci vediamo stasera alle 20 su Twitch. Ciao ragazzoli.